E in The Fonti Real Time Analysis torniamo a parlare di TIM, che è il titolo sotto osservazione di oggi. Lo vediamo anche graficamente, sta guadagnando in questo momento oltre il 20%, continua a salire 24,44% la quotazione di 0,43. Il mercato sta premiando la proposta del fondo americano KKR di un'OPA amichevole a 0,505 euro per azione. Il titolo, come detto, appunto, sta guadagnando il 24,36% dopo che in avvio di seduta aveva registrato un guadagno teorico del 31%, non riuscendo a fare prezzo. Il fondo, con sede a New York, complessivamente gestisce circa 400 miliardi di dollari e sarebbe disposto a spenderne 11 per prendere tutta TIM, che venerdì aveva chiuso in crescita del 3,65% a 0,34 euro. Sentiamo cosa ne pensa Davide Biocchi. Buongiorno Davide, ben trovato sulle Fonti TV. Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno ai telespettatori. Beh, che dire, Emanuele, è una situazione sicuramente particolare, no? Perché TIM, Telecom, come la vogliamo chiamare, TIT, come si chiama in borsa, è un asset strategico del paese e lo Stato ha la famosa golden power, no? Diciamo così, cioè la possibilità di dire discriminante, di dire sì o no. Evidentemente tante valutazioni si possono fare, però sai, si è parlato così tante volte della necessità di scorporare la dorsale, di scorporare, diciamo, quella che è il vero core del problema e dell'asse strategico per il paese da Telecom, e poi Telecom allora sì potrebbe essere un asset assoggettabile anche a un'OPA amichevole, ostile, rilanci, tutto quello che vogliamo. Però questo percorso va fatto prima e gli asset strategici vanno preservati, quindi la discussione sarà ampia e credo sia difficile che si possa addivenire a una conclusione diversa. Nel frattempo però stiamo a vedere il TIM, senz'altro beneficiato, ed era un peccato vederlo dov'era. Ecco, quello sicuramente sì, Davide, ma ti faccio anche un'altra domanda un po' provocatoria. Il fatto che l'interesse arrivi da un fondo, in questo caso americano, credo che poi io l'ho italianizzato, KKR, comunque KKR, ma insomma poco importa, non è penalizzante per una società italiana, come hai detto tu, che è strategica per la nostra economia, se vogliamo, il fatto che ci sia interesse. Il governo l'ha detto che no, è il contrario, no? Tu cosa ne pensi? Perché poi il rischio è quello che no, l'interesse arrivi sempre dall'estero, e che quindi poi questo possa inglobare anche quelle che sono le eccellenze, barra appunto parti strategiche del nostro paese. Sai, io ho un po' la sensazione, no, che ci siano alcune aziende importanti italiane quotate in borsa, ne cito due, Telecom e Leonardo, dove l'ingerenza da parte dello Stato nell'assegnazione dei ruoli di manager e quant'altro, e poi nell'esercizio della Golden Power, in qualche modo sia un po' un deterrente, no? Ho un po' la sensazione che un'eccellenza come Leonardo tenda a non spiccare il volo anche, non solo, ma anche perché c'è molta ingerenza poi nello Stato, appunto, nella gestione della società stessa. Quindi, per certi versi, io penso che dei manager forse più avvezzi a un certo tipo, una certa forma di business, come possono essere quelli di stampo anglosassone, potrebbero anche fare bene per certe situazioni. Questo al netto dell'asset strategico, però, che è invece da preservare e non può Ecco. essere, secondo me, ceduto a una parte estera. Quindi, ovviamente, la discussione, come dire, ruoterà, verterà intorno a questo, che è di estrema importanza. Non dimentichiamoci, no, di quante discussioni noi abbiamo fatto sugli asset strategici, anche quando la Francia ha comprato qualcosa qui da noi volevamo comprare da loro. Ci sono state discussioni feroci, no, da questo punto di vista. E su Telecom, insomma, figurarsi, evidentemente arriveranno. Però io non sono contrario, come dire, a questo, anzi, butto lì io una provocazione. Pensa a cosa potrebbe succedere a certi nostri asset turistico-storici, no? Se fossero amministrati dal CDA della Apple, ecco, forse potrebbe, no? Ok. Ok, no, Ovviamente d'accordissimo, dovrebbe.
Diciamo che dovrebbero fungere da esempi virtuosi, no? Per poi dare un imprinting, non so se è la parola giusta, però insomma anche a tutto ciò che è di casa nostra, mettiamola così. Poi dobbiamo essere bravi noi, però non farci fregare, Davide, perché altrimenti ci spazzano via tutto e invece non deve succedere questo. Però chiaro, assolutamente, diciamo che il punto di partenza è questo, poi dobbiamo essere noi a far fruttare la cosa. Ecco, questo. È piuttosto facile, Manuela, no? Abbiamo, come dire, un po' anche per grazia ricevuta, ma in fondo perché siamo sul suolo italico, tantissime cose meravigliose, ecco. Poi possiamo prendere atto che forse non siamo i più bravi al mondo a venderci da questo punto di vista, altrettanto, allora perché non affidarci a qualcuno? Ovviamente nell'interesse dello Stato, intendevo e intendo, Sì, quindi va abbiamo bene. un valore inestimabile. Chiarissimo, Davide. Andrea, andiamo subito a vedere Telecom Italia e ti leggo anche un messaggio abbastanza, come dire, provocatorio ma divertente di Roberto. Così, insomma, andiamo a vederla con te, sia graficamente ma anche a livello, fondamentale dopo ovviamente questa notizia di oggi. Allora, bonjour per tutti quelli che hanno denigrato Telecom, per tutti quelli che hanno schifato Telecom, per tutti coloro che hanno emarginato Telecom. Ebbene, io li ringrazio perché essendo masochista, le mie onde vanno al contrario e oggi ho realizzato un gain del più 13% su 30.000 azioni, grazie a Tim e a tutti i suoi detrattori, e naturalmente mette dei sorrisini. Allora, beh, ovviamente rispondiamo a Roberto e poi andiamo a vedere appunto Telecom Italia, cosa ne pensi? Sinceramente mi dispiace per Roberto, ma non è un messaggio che posso condividere anche se lui ha guadagnato, perché quanti hanno Telecom da prezzi di affezione? Cioè, è stato fortunato, vantarsi di un colpo di fortuna è abbastanza sciocco dal mio punto di vista. Telecom è una società disastrosa, l'abbiamo già detto più e più volte, ha più debito che fatturato, è stata spolpata prima da Colaninno e poi da Tronchetti Provera con due leverage buyout. Andiamo a dirlo a quelli che avevano Telecom nel portafoglio da 10 anni. Oggi è la pietra tombale su Telecom. Oggi, purtroppo, per lui che guadagna dei soldi, bravo, però per me fortunato, ci sono migliaia di persone che devono aprire gli occhi e dire: ho perso il mondo. Perché oggi non è che se l'OPA va in porto, chi ha Telecom un euro e mezzo, 2 euro, 3 euro, rivedrà mai più i propri soldi. È praticamente impossibile. Certo, Quindi certo. mi sta bene un messaggio di questo tipo, ma è inutile condividerlo. È come quando io sono investito su un titolo che magari in laterale mi lanciano un OPA premium. Bene, è come io nella newsletter ho avuto Cattolica. Quando hanno lanciato l'OPA sono stato bravo, no, sono stato fortunato, ma non è che vengo alle fonti di voi e dire: sapete, avevo Cattolica, ho guadagnato il 38%. Ho capito, è un colpo di fortuna, va bene, però non bisogna dimenticare da dove parte Telecom e quanti investitori purtroppo Telecom ha rovinato. La Ok. spiegazione l'ho già data, e non tanto perché è una società che ha dei numeri piuttosto negativi, ma perché i leverage buyout hanno fatto sì, l'ha usato anche la famiglia Benetton con schema 28 per autostrade, fanno sì che vengano create delle scatole vuote, quindi si lanci un'OPA e il debito che si accumula per lanciare l'OPA viene gravato sulla società oggetto di OPA, che Sì. praticamente viene fusa con il veicolo che è praticamente la scatola vuota. Telecom ne ha subiti due. Uno con Colaninno e uno con Tronchetti Provera. Quindi io sono contento per lui perché non invidio un suo guadagno, però ho un messaggio che lascia il tempo che trova, perché è stato un colpo di fortuna come andare dal tabaccaio e grattare un grattevinci da Ah, 5.000 euro quando guadagna due. Questo è il ok. mio pensiero, mi perdoni il telespettatore, però glielo dico per il suo futuro, perché questa volta è andata bene. È come dire che venerdì ha comprato Montepaschi su nuovi minimi storici. Io l'ho stoppato e ho perso. Benissimo. Fanno un OPA, un OPS, un ICRED, non è vero, a 1,20. Manderà un messaggio fatto il 20%. Ho capito.
Monte Paschi valeva 50 euro per azione. Certo, diciamo, Andrea, no, sei stato chiarissimo. Sinceramente non è diciamo funzionale a nessuno se non a lui, che poteva godere intimamente. Non so, adesso, perché io ho grande simpatia per Leuturrini, si assegni il gododendro, ecco, il gododendro, okay. Il premio di Race Anatomy va benissimo. Ma probabilmente adesso, per carità, come detto Roberto l'ha scritto in modo simpatico, però chiedo io a Roberto se è un titolo su cui lui comunque ha sempre puntato, e perché al di là poi di questa notizia che, come diceva Andrea, ha portato al rialzo l'andamento del titolo in sé, magari Roberto ci credeva per qualche altra ragione, perché altrimenti ovvio quello che è successo è un po' come vincere alla lotteria, no? Perché però sentiamo, magari. Beh, diciamo un gratta e vinci, dai. Va bene, sì, hai ragione. Però chiedo io a Roberto questo. Ha detto questo, vediamo se ci vuole rispondere, Roberto. Detto questo, Andrea, come vedi però adesso il titolo? Al di là del fatto che questa proposta adesso verrà valutata, cioè il governo prende atto dell'interesse per team manifestato da, così hanno scritto, investitori istituzionali qualificati, cosa potrebbe succedere adesso, al di là della giornata di oggi, che insomma è chiaramente vive di rendita? In realtà la cosa strana è che paradossalmente il titolo è ancora piuttosto distante dall'offerta, perché è un'offerta, sì. Non mi ricordo se 0,50 o 0,505, però 0,505, comunque, ecco, 0,505, siamo a 0,423. Tra l'altro stamattina, dopo l'apertura, il titolo è venuto anche un po' giù. Qua è molto semplice: se l'offerta venisse accettata, il prezzo si adeguerebbe sicuramente al valore dell'OPA. Se ovviamente venisse rifiutata perché giudicata inadeguata, probabilmente potrebbe esserci un calo anche piuttosto vistoso.